principesse, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Siamo svegliati da 5 minuti e fuori è una bellissima giornata. Non è caldissimo, a dir la verità, ho un pochettino di pelle d'oca, però è una bella giornata, c'è un bel cielo azzurro, quindi mi sa che stanotte il vento ha portato via tutte le nuvolacce che c'erano ieri sera. E adesso facciamo colazione e voglio provare a fare una cosa, la focaccia, a mangiare la focaccia come colazione al mattino. Voglio vedere com'è, perché io vedo gente qua che se la compra alle 8, alle 9 del mattino e se la mangia subito, quindi un po' diverso rispetto a mangiare il pane, forse perché è un po' più tosta la focaccia, un po' più unta, però secondo me non è male, anzi l'assaggio subito. Dom? Tomino? Tomino? Oh, si gira come una star. C'è anche il timidone stamattina. Ciao Willy. Ciao amore. Ciao. Lui è quello delle testate. Se vi avvicinate, con la testa vi dà una testata che fa un male. Non so se riusciamo a riprenderlo. Willy, cosa dici? Mamma, buongiorno anche a te. Buongiorno. Sempre con questo gioco. Adesso te lo spengo. Tanto non ho connessione. Ecco, allora spegnilo. Quando fa così lo farei volare il telefono. Tac. Grazie. Finito. Problema risolto. Colazione. Che buono questo caffè. Fiocco! Perché ti fermi quando vedi la telecamera? Fiocco? Oh. Lui è quello della voce roca. E anche stamattina stiamo andando al mare. Siamo un pochettino più in ritardo rispetto a ieri, perché sono le 9:15 e siamo in macchina. Passiamo a prendere qualcosa da mangiare per oggi a pranzo e poi spiaggia. Io sto testando intanto le gocce sublimi per capelli perfetti di Collister, quelle che vi ho fatto vedere, aiuto, quante curve, nel video di spacchettamento del pacco che mi hanno inviato, perché c'è scritto sulla confezione che possono essere utilizzate ad esempio anche in piscina per proteggere i capelli, il che significa, secondo me, per deduzione, che secondo me posso usarle anche al mare per proteggere i capelli dal sale, dal sole, sabbia, che li va a danneggiare parecchio. Appena le ho applicate, ne ho applicate esattamente 3 gocce su tutte le lunghezze, perché sono più che sufficienti, sono belle consistenti, e appena le ho applicate ho notato subito che il capello era più sembrava più forte, più spesso, sembrava protetto, quindi sono curiosa di vedere come saranno i capelli a fine giornata. Ti intralcio, amore? No. Nel braccio? No. Parole stamattina. Siamo musoni stamattina. L'altro giorno stavo dicendo a loro che io la mattina quando mi sveglio ho bisogno di una mezz'oretta per me. Solo mezz'ora? Solo mezz'ora? No, dai, esagerato. Dipende dalla mattina. Sì, è vero, su questo ha ragione. Ci sono delle mattine che sono tipo stamattina, stranamente, ma ve l'ho detto nel video, quando sono al mare tutto questo non succede, perché il mio umore è completamente diverso, quindi quando sono al mare di quella mezz'ora non ne ho bisogno, perché quella mezz'ora la devo sfruttare per preparare tutto per andare al mare, quindi quella mezz'ora lì il mare salta. Però ci sono delle mattine che quella mezz'ora diventa magari anche un'ora, perché mi sveglio già di luna storta, col piede sbagliato, e quindi quella mezz'ora può diventare veramente un'ora. Oggi c'è il mercato, quindi c'è un po' di casino. C'è in giro nessuno. Si vede che è domenica, perché o sono tutti in spiaggia. Sabato. Ah, è sabato? Ah sì, è sabato. Ops. Beh, comunque, o sono tutti a casa a dormire perché non lavorano, la maggior parte degli uffici sicuramente, oppure sono tutti in spiaggia.
Andiamo a prendere tante cosine buone. Eccoci. Quanto sono buone. Questa è la torta verde. Lo mangio subito e lo porto via. Stai sfogando la tua rabbia? No. Sclerotico stamattina, si è svegliato con la luna storta. Eh? Sei solo? Cos'è che sei solo? Sono l'unico. Non sei... Come non sono? Io non ho fatto niente. E tu il musone? Gli uomini sono incredibilmente musoni, ma proprio tanto, tanto, tanto. Allora quando si svegliano male, cominciano la giornata e non parlano, mugugnano, fanno solo versi tipo e poi ti fanno sentire in colpa, capito? Ci manca solo che sbagli a mettere l'ombrellone, poi magari mi dà anche la colpa a me per come ho messo gli asciugamani. Sì, non cercarti le carte. Baro, sei pronto a perdere? Di nuovo? 100-0 quindi per me? Mamma mia, se già sei nevrotico di tuo stamattina, così è ancora peggio. Io sono dell'idea che comunque non si può chiudere in mano, però. Ma non è giusto, è una cosa scorretta. Allora, 9, 18, 27. 127, toccano a te. Si può chiudere in mano secondo voi? Io da piccola ho sempre osservato la regola che non si può chiudere in mano. Però mettiamo la regola che non si può chiudere. No, no, è il tuo divertimento, il tuo modo per farmela pagare. Cioè tu dimmi, non c'è una carta che viene a me. Non sai perdere. Guarda, ancora. Vabbè. 100. Potevo aprire, potevo quasi chiudere, però ho detto vabbè, aspetto, cioè qua avevo questi, ne avevo. Sei proprio cattivo. Quindi 200 a 127. Tocca a me. Sì, tocca a te, va, adesso gli torna il sorriso, gli torna la speranza. No, guarda, ieri perdevo 200-0. È il dito che non si vede la mia meravigliosa scala, quasi riuscita, peccato che lui prima ha chiuso. Sì, va bene, ho rischiato, dovevo rischiare. Perso. Capito? Bisogna lasciarlo andare avanti l'avversario pensando che... Sì, ma di poco, 220 lui, 269 io. 200 no, 220 caro mio. Ah sì, giusto, certo. Ero sotto i 200. Ma non avevamo detto che chi perdeva riceveva un bacino da chi vinceva? Anche se non l'avevamo detto. Non avevamo detto così, no. O avevamo anche detto forse chi vince paga la cena. Non avevamo detto così? No, chi perde di solito, eh? No. Sarà gustosa. Avevamo detto chi perde si fa pagare la cena. E perché poverino già ha perso, cioè. No, andiamo da McDonald's che devo provare il panino nuovo. Il panino quello con l'astice. Allora io voglio andare all'Expo soltanto per, ovviamente verrete con noi perché abbiamo già i biglietti, però non sappiamo quando andare. Voglio andare all'Expo anche solo per assaggiare uno di quei panini americani o canadesi, adesso non so bene dove abbia origine,
quelli con l'aragosta. Ogni volta guardo i programmi americani, quelli schifosi tipo Man vs. Food, oppure dov'è che l'abbiamo visti anche, qualche altro programma del genere dove ci sono questi tizi che si abbuffano di ogni ben di Dio, e devo provare quel panino. E adesso l'ha fatto anche McDonald's, simile, però secondo me è una schifezza, cioè non è paragonabile lontanamente a quelli originali. Però se vogliamo provarlo, mi sacrificherò e lo proverò. Dopo il bagnetto, dopo esserci asciugati, ci sta un po' di pappa. Allora, qui abbiamo la farinata di ceci, che è una delle cose più buone al mondo. Questa è una pizza con prosciutto e patate, la pizzetta di ieri e la focaccia di ieri. Buona, guardate quanto buona. Ieri, che hanno visto ieri. Eh? Che hanno visto ieri. Che avete visto ieri, sì, non è di ieri, nel senso che l'abbiamo presa ieri. Come quella di ieri. E tutte queste parti più chiare sono le più buone. Belle salate, belle unte, belle cicciose. Se qualcuno di ligure conosce la vera ricetta. Esatto. Se qualcuno di voi è ligure, mi lascia la ricetta di questa focaccia. Però voglio, cioè la ricetta proprio originale originale. La ricetta ligure. La segue, va bene. Troppo caldo per non mangiare l'anguria. Troppo caldo. Per non mangiare l'anguria. Sto morendo di sete solo a guardarla. Buona. Da tempo meritato. Sono svegliata male. Ho dormito. Mi chiama caldo? Mi è entrata tutta la sabbia in bocca perché siamo stipati come le sardine. Dai, sono lì sotto. E quindi mi sono svegliata male. Proprio no, ho mangiato l'anguria e la coppa oro tutta intera. Quindi se sto male è colpa tua, che me l'hai presa tu. Vabbè, tanto... Non grazie amore, no. Grazie amore, grazie, grazie, grazie. Però se sto male è colpa tua. E adesso sono le 6 più o meno. Andiamo in su, andiamo verso casa, ci docciamo, devo lavare i capelli, non oso immaginare la quantità di nodi e poi non sappiamo nemmeno dove mangiare, cosa mangiare, boh, vediamo dopo la doccia, vediamo. E poi vabbè, usciamo a fare un giretto perché stasera è sabato sera. Comunque a Sanremo ci sono un po' di cose carine in giro. Forse c'è la musica, mi sembra. Sembra che c'è la musica. Come si chiama quella piazza? Non me lo ricordo. Caspita, è praticamente quella piazzettina di fronte all'Ariston, piccolina, di fronte al posto dove andiamo sempre a prendere le focacce, le pizze, le cose buone che abbiamo fatto vedere stamattina. E lì ci dovrebbe essere una specie di concerto, non mi chiedete di chi, musica varia. Però c'è musica, quindi ci sarà un sacco di movimento e sicuramente andiamo a bere qualcosa magari. Quindi io sono cotta dal sole, ma sono anche stanca, adesso andiamo a casa. Ragazzi, si muore dal caldo, ci sono, sapete che ve lo dico? Allora, sono le 6:20 e ci sono 28 gradi, fa caldissimo, però sono contenta anche perché non ci avevo pensato ancora, però domani è il primo giorno d'estate e me ne sono ricordata quando oggi pomeriggio la Vodafone mi ha mandato un messaggio dicendomi che domani, proprio per festeggiare l'estate, mi avrebbe regalato internet gratis tutto il giorno, cosa sempre gradita quando si è in giro, come in questo caso. E quindi ho detto, cavolo, è il primo giorno d'estate, io davo già per scontato che fosse estate perché comunque le temperature sono già molto estive, quindi non ci avevo pensato. Sono cotta, cioè sono bella abbrustolita, ho momenti di caldo, momenti di freddo, tipico di quando prendo tanto sole, ormai lo so. Adesso ci siamo un attimo fermati perché Gigi si è fermato in serramento a prendere una cosa per la sua mamma. Io stavo notando quanto si sono schiariti i miei capelli, tantissimo,
perché il sole me li sta schiarendo un sacco. Io ho notato che quando li avevo più scuri qualche anno fa, quando non avevo ancora schiarito così tanto, il sole non me li schiariva a tal punto, mentre adesso che già li ho più chiari rispetto a prima, me li schiarisce molto molto di più. E non era una cosa a cui non ho mai pensato, e quindi dovrò sicuramente andare dalla parrucchiera quando torno, perché devo togliere un po' l'arancione che hanno e che non mi piace. Io vedo l'arancione, quando arrivo a un certo punto vedo l'arancione e dico ok, devo andare a fare un riflessante, una maschera, un qualcosa che mi tolga questo paglierino dalla testa, no? Che non mi piace per niente. Infatti l'ultima volta ho fatto un riflessante sul grigio, proprio perché il grigio contrasta l'arancione brutto, antiestetico. E adesso vabbè, li vedete un po', sembrano crespi, però ovviamente è il sale, la sabbia che li rende così. Però adesso vado a lavarli, gli faccio una bella mascherina, ci sta, tanto penso di avere tempo, perché comunque non usciremo presto sicuro, e anche perché non ho fame dopo aver mangiato non so quanta anguria, tantissima, due fette d'anguria almeno, perché era tanta, e una coppa oro, non ho molta fame, quindi usciremo sicuramente sul tardi. Quanto sto parlando oggi, ma quanto sto parlando! Rieccoci, siamo più belli, siamo più profumati, siamo più in ordine, siamo fatti una bella doccia, sono le 8:30, inizio ad avere un po' di fame e volevo farvi vedere come sono vestita, anche se è una cosa molto casual. Ho messo questi pantaloni strappati, i pantaloni della discordia, perché criticati non tanto per come sono fatti ma per il loro prezzo. Questa canottierina leggerissima, leggera, fresca, morbida, che è di allora, me l'ha regalata mia nonna a Natale ed è di Jadea, mi sembra, quella linea sponsorizzata da Belen. Infatti non vedete che è uguale, come sta a me sta uguale a lei, insomma. E poi le scarpe rosse, anche se non ho messo lo smalto, però non è colpa mia. Scarpe rosse, siccome sono comode e qua ci sono tante salite, tanti su e giù, e quindi ho detto metto un paio di scarpe comode. Non mi andavano tanti sandali perché volevo mettere un po' il tacco. Mi sono truccata poco perché non ho fatto niente di che sugli occhi, una riga di eyeliner, un po' di mascara, e anche sul viso solo un po' di blush e un po' di rossetto, perché ci sta un po' di rossetto. Ho fatto su un po' di pastrocchi per quanto riguarda il rossetto, perché ho messo sotto una tinta fucsia di L'Oreal e sopra Miss Grace di Mulac, e quindi è venuto su un po' un mischione, però è carino, mi piace. E niente, adesso andiamo perché inizio a avere un po' di fame, andiamo a vedere cosa c'è in giro per Sanremo e niente. Siamo arrivati in centro, 2 ore per trovare parcheggio, perché qui è così, e però alla fine l'abbiamo trovato, sono le 9, però l'abbiamo trovato, sì, l'abbiamo trovato, insomma, ce lo siamo creato. Stiamo andando a cercare che cosa mangiare. Io vi dico la verità, ho una voglia incredibile di focaccia ancora, perché non mi basta mai. Cosa vorresti mangiare? Però a me è una bella focaccia calda, non troppo calda. Ragazzi, ho scoperto che mi sono scottata la testa a fare la treccia. Non è che mi sono scottata, però ho la cute rosa adesso, e con il phon mi bruciava, non mi era mai capitato. Però penso che facendo la treccia ho proprio scoperto, poi ho capelluto e quindi è successo un po' per quello. Comunque, insomma, andiamo a cercare qualcosa da mangiare perché c'ho fame. Bene, se alla fine hanno vinto loro. Tutte le cose semplici sono le più buone, quindi buon appetito. Pensavo anche più tardi, invece era una, e sonno, tanto sonno, tanto sonno.
distrutti, sì. Tra che il mare stanca, poi ci alziamo presto la mattina. Non c'è più l'età? Poi non c'è più l'età veramente per andare in giro a fare i giovanotti, a ascoltare la musica dal vivo, a mangiucchiare. Anche quello che stanca. Siamo appena mangiati due fette di focaccia, quindi. Cioè, in questo video praticamente risulterà solo che cibo. Abbiamo mangiato. Infatti, io adesso le ultime focacce, come anche il gelato, abbiamo mangiato anche il gelato, non li ho ripresi perché sennò magari c'è qualcuno che mi dice: ma passate tutto il tempo a mangiare? Sì, un po' sì. Dai, quando si almeno in vacanza ci sta, torneremo con 3 kg in più perché stiamo mangiando solo e soltanto focacce, pizze e pane, quindi cose molto caloriche, però chi se ne frega, almeno quando si va in vacanza. Una delle cose più belle è mangiare senza farsi remore, problemi, no? Una cosa più bella, rilassarsi, mangiare. Però non è che sto a riprendere proprio tutto, perché sennò pensate che sono malata di cibo, che ho dei disturbi alimentari, cioè no, mi piace mangiare, quello sì, non mi privo di niente, cioè piuttosto faccio un po' più di ginnastica, che non sto facendo, mangio poco in relazione alla mia statura, sono 1 metro e un tappo, non è che posso mangiare quanto te. Io sono un gigante. Non sei un gigante, però sei un uomo. Io sono una femminuccia. E niente, domani ultima giornata di mare, poi torniamo a casa, speriamo di tornare presto. E anche perché non abbiamo ancora organizzato le vacanze vere e proprie. Siamo un po' quelli dell'ultimo momento, noi siamo sempre un po' i ritardatari della situazione. E vediamo un po' cosa fare, non sappiamo neanche noi se andare quest'estate, se fare tutta l'estate a venire qui e poi magari andare via a settembre, ottobre o anche novembre, non sappiamo ancora che cacchio fare. Consigliateci, ci facciamo consigliare. Secondo voi è meglio, non so, andare via ad agosto piuttosto che luglio, in posti come Sardegna, Puglia, Sicilia, cos'altro, in Italia comunque, oppure andare un po' più avanti, settembre, ottobre, novembre, in posti come... un po' più esotici, tipo Egitto, anche la Grecia, magari già settembre, ancora. Anche Grecia, esatto, mi piacerebbe andare in Grecia, anche agosto comunque. Ho visto tanti posti belli, belli, belli. Tipo, beh, Santorini è bello. Sì, costa poco. Costa poco. No, vabbè, consigliateci voi cosa fareste. Cioè, anzi, voi cosa fate quest'estate? Così ci danno un po' di idee, un po' di spunti, perché... proprio, abbiamo iniziato a pensarci oggi pomeriggio per la prima volta. E quindi vediamo un po' se riuscite ad aiutarci. E domani non riuscirò a vloggare perché comunque non è che faremo chissà che cosa, cioè spiaggia, si dorme in spiaggia, si mangia in spiaggia, poi dopo doccia, prepariamo le borse e ripartiamo, quindi non c'è niente di interessante domani. Spero che questi vlog al mare, primi vlog del mare, vi siano piaciuti e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao ciao!